certo, però non c'è una bella perché... No, funziona bene. Ci metto lo zucchero in fronte e basta. Solo quello. C'era la blood band ciambellone, ma... Sì. Cioè, adesso se non si sposta qua, non rimane niente per nessuno. Abbiamo accertato cosa c'ha quel condizionatore. Abbiamo accertato il condizionatore per te. No, vieni, però si spegne da Uno ci deve stare aggrappato così. No, lì si sta bene, Adesso mi metto là come un braio, cazzo. Per te, Grant, hai un palanco. Paolo, c'è bisogno della... Vorrei rispondere con la mia parte a questa domanda. Mi sembra di aver capito questo. Cioè, lei ha chiesto come mai queste persone, o questo filone storico in cui queste persone hanno avuto un ruolo, avessero determinate caratteristiche, o se perlomeno si potesse rintracciare in questa modalità di vita un qualche cosa che ha a che fare con l'essere, col cuore, col percorso personale. Questa è la domanda. Sì. E noi siamo qua con tre libri nuovi, un caso, no? Uno è quello di Carpe Oro, che è la somma simbolica, un altro è quello sulle religioni di Paolo Franceschetti, però, cioè, lasciate perdere. E poi è un altro è quello che ho scritto da poco su De Garda di Binde. Io coglierei subito questa occasione per dare quello che secondo me è un esempio di come questi signori qua arrivassero a certe conclusioni attraverso un certo tipo di sapere, le quali in qualche modo rappresentassero l'avvenuto percorso di tipo esistenziale, conoscitivo, concluso, ok? In questa realtà. Sì. Perché... No, quello di Franceschetti, se volete, prendete. Però fate così, chiedetegli uno sconto. Se non ve lo fa, gli fate strappare le prime pagine, tanto non serve a niente. Cioè, però... No, ha scritto un bel libro. E... L'hai letto? No. A tante pagine non ti dico come le uso, va bene? Se non l'hai letto perché ti... Lascia perdere, sai come va a finire. Va bene. Che cos'è che contraddistingue a livello pratico, diciamo, il sistema conoscitivo di questo mondo? È che tutti questi personaggi utilizzano un tipo di conoscenza che fa perno su una visione di questa realtà come figlia di altre realtà, e quindi hanno una concezione ben precisa di questa visione, per cui loro immaginano, non che immaginano, lo sanno, che fondamentalmente le leggi di questa realtà non sono le uniche esistenti, o meglio, le leggi che noi osserviamo in questa realtà sono il frutto di altre leggi che sono un po' la matrice di questa realtà. È un po' il concetto della fisica di oggi, no? Bene o male è questo di cui si sta parlando. Qual è la caratteristica principale in questo senso? Che loro sanno utilizzare le altre leggi. Come le utilizzano? Intanto vediamo quali sono. Si presuppone per tutti questi personaggi, che poi cambiano nome come appartenenza, non è solo un cambiare nome, è anche un cambiare modo di utilizzare sempre questo sapere. Come lo si può indicizzare? Intanto io mi occupo di una cosa che si chiama ottava, che era appannaggio di questi signori, sempre, quindi non c'è una tempistica, riguarda non solamente il mondo dello sacroce, ma tutto il mondo iniziatico, quindi così allarghiamo su tutto il pianeta stavolta. Che cos'è questa legge? È una legge che se uno vuole, volendo, la può identificare col divino, volendo, non è necessario, però per me è così, lo era anche per loro. E che cosa presuppone questa legge? Presuppone il fatto che, così come noi osserviamo la conclusione di una somma legislativa a livello fisico, tipo lo spettro solare è fatto da sette colori, la somma di questi sette colori è il bianco che noi vediamo, quindi questo è l'ottavo colore. Questa meccanica e questa dinamica loro la vedevano dappertutto, no? Quindi la forchetta di applicazione di questa dinamica
abbracciava tutto il mondo fisico e il mondo metafisico. La somma di questi due mondi gli dava un'idea di quello che qui c'è e di come poteva essere utilizzato attraverso altre dinamiche. Però questa è la meccanica, che chiaramente si ritrova nel mondo musicale, nel mondo dei minerali, nel mondo della chimica. La scienza non è che non la veda, la vedi. Io parlo col Signore perché mi viene comodo, ma è però chiaramente non ha questa visione d'insieme, soprattutto non è arrivata all'applicazione d'insieme di questa visione. Facendo un paragone netto, veloce, tra questa dinamica fisica e una dinamica così personale, direi metafisica, prendiamo questi sette colori, li utilizziamo tutti e sette. Che ne so, in Oriente sono i colori che utilizzano per definire un'anatomia sottile come quella yogica, no? Da noi li prendiamo e li trasformiamo in virtù. Sette virtù. Tutti i mondi spirituali, non solamente quello religioso cristiano, prendono questo pacchetto d'azione di tipo emotivo, emozionale, lo utilizzano per ottenere in se stessi un salto di ottava. La santificazione che presuppone questo salto rende San Francesco quello che è stato San Francesco. Ok? Questo è il meccanismo. L'applicazione del meccanismo dentro di noi non è una cosa semplice, perché effettivamente essere edotti e diventare quelle virtù non è automatico, cioè avere fede in, tra virgolette, qualcosa che non vedi non è semplice, e soprattutto come dire, esercitare quel tipo di funzione per tutta la vita in un ambito ben preciso e non solo. Io penso che noi in questo momento, pur non essendo degli eremiti, eppure non vivendo dentro una cattedrale o qualcosa del genere, esercitiamo queste virtù quando per esempio pensiamo di poter pagare un mutuo per 30 anni. Se non c'è lì la fede, la speranza e la carità, no? C'è una roba per cui dall'altra parte, cioè dalla parte di coloro che ti è stato dato il mutuo, c'è una cosa opposta. Mentre tu hai fede, quelli dicono speriamo che non riesci, perché così si prendono i soldi e l'immobile, giusto? Quindi non solo tu non hai, cioè hai un percorso da fare, ma c'è pure chi ci sta contro il tuo percorso, quindi è ancora più complicato. Molto chiaro. Allora cosa succede? Che queste persone sapevano come utilizzare questa fenomenologia emotiva che riconducibile alle virtù. Faccio un caso specifico dell'ottava, perché proprio questo è specifico, è una delle applicazioni. Questo perché? Perché avevano un'idea altrettanto precisa di come utilizzo emotivo e il perseguire questa strada collocasse loro in ambiti emozionali che sono completamente come dire, slegati da questa realtà. Mi spiego meglio. Quando ho scritto per esempio di Degarda, lei ad un certo punto, la sua età era grande, aveva 75 anni, fu come dire indagata da un personaggio che gli fu anche da segretario utile, il quale giustamente gli chiedeva: ma senti, ma tu come hai fatto a parlare con Dio? Perché questa qua è diventata famosa, scusate la terminologia, però quando mi scaldo diventano tutti parenti, e come hai fatto a parlare con Dio? E lei semplicemente spiegava il come e il perché soprattutto, ma il suo come era: vabbè, io a un certo punto della mia vita vedevo una luce bianca e all'interno di quella luce io parlavo col divino. Poi specifica quando durante la sua vita ha avuto, come dire, la possibilità, attraverso una modalità che è tipicamente cristiana ma è ereditata dal mondo cristiano, di concepire e capire tutto quello che era il messaggio cristiano, va bene, biblico, e questa modalità coinvolge la discesa dello Spirito Santo, che poi di per sé è una forma di calore che pervade tutti noi dandoci il sapere, Pentecoste, va bene, facendo i paragoni. Dopodiché era una grandissima esponente di una forma energetica ben precisa che lei chiamava viriditas, cioè il verde. Per lei il verde, e quindi la percezione di questo colore indicava la presenza di un'energia ben precisa in tutti gli ambiti della creazione, compresi dentro di noi. Se io vi enuncio, diciamo, la struttura cromatica che vi ho così snocciolato, stiamo parlando del bianco, del rosso e del verde, che è la nostra bandiera. Nel mondo iniziatico, quello anche ultimo dei Rosa Croce, ma primo era quello degli ebrei, ancora prima quello degli egizi e via dicendo, erano tre colori che rappresentavano tre momenti ben precisi di quello che è il divenire della natura, in cui la natura manifesta delle caratteristiche. Per cui con il verde ritorna, no? Con il bianco in qualche modo fiorisce, con il rosso matura.
Allora è come se qualcuno, osservando molto attentamente la modalità con cui la natura si esprime intorno a noi, abbia vinto delle dinamiche che, utilizzate anche attraverso il nostro vivere, sono capaci di portarci ad un certo tipo di conclusione, di possibilità. La specifica di queste possibilità nel caso suo era quello che lei in qualche modo parlasse con il divino. Domanda, chiaramente, è una donna di 1000 anni fa dal grandissimo potere, perché esercitò questo potere in tutti gli ambiti e soprattutto in tutta Europa. E era vero che lei potesse o in qualche modo parlasse col divino? Si può fare una cosa del genere? Perché questo è il nocciolo della questione. Sì, questo è il senso della domanda. Esatto. Per cui io all'inizio, dopo che ho fatto tutto il percorso di studio riguardante lei, non è un gran percorso, però io mi sono, come dire, focalizzato su certi passaggi, che sono quelli anche numerici, che per me sono più consoni, sto dicendo di legare, per rispondere al signore. E quindi io mi sono reso conto che fondamentalmente lei aveva raggiunto una capacità emozionale talmente alta attraverso quel tipo di percorso, da poter in qualche modo prima desiderare e poi esercitare in questa realtà un tale potere, temprato dall'amore per Dio, da creare in questa realtà la sua realtà. Cioè, questi personaggi hanno anche questa grandissima capacità, perché si rendono conto che le dinamiche creanti, e quindi le leggi che ne conseguono, che qui arrivano, sono in qualche modo interpretabili ed esercitabili da noi secondo un certo tipo di percorso emotivo. Ed è un percorso talmente potente, stiamo parlando, diciamo, di dimensioni altre, non si sta, è un po', noi adesso ci focalizziamo alla fisica quantistica, ecco, questi qua di fisica quantistica se ne intendono da millenni attraverso il proprio cuore, perché loro sanno benissimo che è lì dentro che si svolge tutto. Quindi portano qua delle realtà talmente vere attraverso l'esercizio dell'amore, che è quella cosa che, vabbè, adesso oggi, probabilmente domani Pecorano ne parlerà di questo, però sanno benissimo che dietro quella carità si sta parlando di questo, no? E quindi dietro l'esercizio di questa modalità energetica, perché questa qua non è una cosa new age, cioè un'interpretazione reale di forme energetiche potenti che noi abbiamo, che possiamo migliorare. Allora, attraverso questo tipo di dinamica portavano qua delle realtà talmente forti, talmente reali, che a lei hanno permesso, per esempio, di scrivere 3 libri sulle visioni. Ma all'interno di quei libri, prima ancora di scriverli, almeno attraverso già il primo, lei esercitava una dinamica riguardante il suo scrivere da lì ai 30 anni che ne sarebbero, insomma, derivati, già attivata, già attivabile. Cioè nel suo primo libro lei già metterà il numero di visioni che avrà. Tutte le avrà in 30 anni, ma nel suo primo già ce l'avrà. Per noi è un fatto inconcepibile. Per questi personaggi è un fatto concepibile, perché hanno una dimensione dello spazio e del tempo emotivo talmente potente da imporre allo spazio e al tempo tridimensionale la loro volontà. Quindi vuol dire che loro riescono a fare un percorso personale, altamente emotivo, che promoziona una capacità sempre personale di creare esattamente ciò che loro vogliono. Funziona anche nel male, non solo nel bene. Lottava anche questa cosa qua. Però loro fanno questo, quindi hanno una visione del tempo e delle dinamiche temporali che per noi si stringono al malapena a fine settimana, come adesso in Italia, che è enormemente più ampia, è enormemente più ampia. Però questo gli permette di fare dei percorsi che sono estremamente elevati, e lo fanno tutti, indipendentemente dal loro talento. Cioè non è che arriva Leonardo, siccome si occupa della tecnica, sta cosa non la concepisce. No, Leonardo sta roba la fa. Se non arriva a scrivere quello che ha scritto, a dipingere come ha dipinto e via dicendo, non esiste quel tipo di fare senza questo tipo di sentire. Ma è per tutti. Io quando mi sono occupato di Newton, oppure di Cartesio, parlavamo prima, uno forse può avere la percezione di questi personaggi che è quella storica, non quella che ci viene data. Invece erano dei teologi che avevano ben ferma nella loro coscienza, nel loro apprendere, nel loro proporre attraverso le loro opere un pericolo chiaro che comunque l'umanità doveva affrontare, che era quello che fondamentalmente poi si è verificato, cioè l'effettiva distanza di quella che poi è diventata scienza da ciò che loro avevano creato per arrivare alla scienza, che allora si chiamava protoscienza. Ma la protoscienza ha una partenza tipicamente simbolica,
esclusivamente simbolica. Per cui poi se uno va a indagare Newton, si accorge che lui ha utilizzato spesso delle simbologie che erano omnicomprensive per il mondo dello sacroce e non solo, attraverso le quali giungere a conclusioni, per analogia. Quindi il Tempio di Re Salomone per lui era fondamentale, lo è stato fondamentale, per capire e spiegare una legge che ci ha lasciato. E questi meccanismi non sono stati solo i suoi, sono stati meccanismi che in qualche modo si sono evoluti nei secoli attraverso questi personaggi fino a livelli tali che, se coinvolti in ambiti ben precisi come quelli artistici, poi in qualche modo si coagulavano attraverso quello che era la percezione di quello che ha detto prima Pecoraro, cioè della bellezza. Io sono rimasto, come dire, colpitissimo da un aspetto di un luogo sacro che era una basilica dell'Aquila, perché era bello. Beh, mi sono messo a guardarlo, che era bello. Poi a volte quella roba là è bella, rimane lì. Per me non è rimasta solo lì, cioè ha utilizzato quel simbolo, la bellezza, per attirarmi, e io lì ci sono rimasto. Perché poi tu ti adegui a quel tipo di bellezza e la ricerchi sempre, perché quel tipo di emozione, quella sensazione, tu la vuoi riprovare continuamente. Quindi mi ha trascinato in quel mondo, quel tipo di bellezza. Ma quel tipo di bellezza non è una bellezza priva di insegnamento, perché dentro erano così bravi da utilizzare la bellezza che inserivano tutta una serie di conoscenze che fanno parte del percorso della bellezza. Per cui sì, era una struttura numerica, quello del mio rosone, non so se ne avete sentito parlare, ma attraverso poi quella struttura numerica è venuto fuori tutto un percorso. Adesso non voglio dire che mi ha migliorato, perché adesso sono... cioè, non esageriamo, però adesso le multe, se posso, non le pago. No, non le pago. E cerco di evitarlo, però come non faccio più, perlomeno il lavoro di prima non lo faccio più. Vabbè, mi limito a dire questo. Quindi non solo ha cambiato la mia vita, però mi ha regalato un percorso che per me non ha tentennamenti, perché la forza di questo percorso è questo. Io quello che noto è che sì, giustamente adesso ci sono, come dire, una serie di informazioni, una serie di offerte, tra virgolette, che possono anche distogliere da un percorso ben preciso. Ce ne sono tante di occasioni conoscitive. In questo caso qua non c'è bisogno di preoccuparsi in questo senso, perché ognuno dei personaggi che hanno fatto parte di questo mondo nei millenni sono capaci, attraverso la loro interpretazione di questa legge, di regalarci tutta una serie di conoscenze, di emozioni in questo senso, che sono talmente potenti che tu non ti basta una vita per capirle. L'interpretazione di questa legge non è un'interpretazione univoca, cioè ognuno di loro, attraverso il loro talento, ha dato a quel tipo di legge un'interpretazione. Per cui chi aveva il talento, Giorgione, ha il talento di dipingere, sta utilizzando quel sapere attraverso il proprio talento, lo indaga attraverso quel talento. Però ci sono stati altri personaggi che, non so, attraverso il calcolo infinitesimale hanno preso quel sapere e l'hanno trasformato in quello che per noi oggi è il massimo della matematica. Forse così sono riuscito a rispondere. Ma tu l'hai capito perché non le prendi? Più che capito lo so. Perché non le prende più? No, perché si chiamano multe. Si chiamavano poche, uno tranquillo. Si chiamano multe, cioè già ti... No, è forte la cosa. Preparano a... Già che hai parcheggiato la macchina in quella strada qui, sei entrato in un... Sono stato a rischio. Certo. È gravissimo. Meglio non si può parcheggiare. Ma guarda, come fa a sapere qual è la mia macchina? Come fa a sapere? La vedono con le telecamere. Cioè, vabbè, ma beh, tu sei parlando del comune. Ma perché non era aperto quando siamo arrivati? Non c'è il... No, è H24. È H24 quella via qui. Yes. Infatti anche lui stava entrando e mi ha detto però... Io sono venuto contro mano in moto per evitare le case. No, che è una cosa da ricordare. Io questa cosa non ho. Cioè noi siamo andati in strada. Tu sei tranquillo perché la macchina è mia. Che la macchina è sua. Certo. Sì. Io cioè, l'ho sentita subito questa tranquillità, ma è brutta a dirlo. Cioè c'è una volta sicura questa roba qua. Quanto si fa? 75 anni. Però se la paghi entro 5 giorni da quando ti arriva, cioè il 30%. Cioè già sicuro, cioè se la paghi già 30% di sconto. Compreremo due libri in più. Se ci sono passato 3 volte davanti, ma avranno fatto proprio 3 volte. Davvero? Come 3 volte? Giafra, se non ti per niente, Giafra. Insomma. Non mi cambia la vita. Tu come hai fatto, Paolo? Io ho parcheggiato in via di mezzo, però ho beccato un
una zona traffico limitato l'ho presa, mi sa, sì, c'era il cartello, ovviamente. Non so se c'era la telecamera. C'è la telecamera. Sei entrato dalla piazza, non c'è.